un bilancio per questo Salone del Camper. Com'è andata questa 14ª edizione per Promocamp? Per Promocamp è andato molto bene, anche perché abbiamo visto la presenza di visitatori veramente notevole, e quindi quello che ci ha sorpreso da una certa parte e ci ha premiato per il lavoro che anni stiamo facendo è quello di promuovere questo turismo. I numeri che abbiamo sentiti sono veramente interessanti, e quindi è un peccato non sfruttare questo nostro territorio turistico. Quindi bisogna cercare di, voi sindaci, di aiutare, facilitare di più questo tipo di discorso. I nostri convegni che andiamo a fare per le regioni, per i comuni, per incentivarli ad aprire le aree di sosta, ci ha premiato perché abbiamo avuto veramente una richiesta notevole sia dai sindaci e privati, che tra l'altro sono venuti addirittura con i disegni già pronti per partire. E questo fa piacere, perché tra l'altro è sulla linea del nostro ministro, che vuole spingere questo tipo di attività. Conosciamo l'impegno di Promocamp nel sostegno di questo turismo e soprattutto nella realizzazione di aree di sosta. Sì, questo è un impegno che abbiamo da tempo, e ora ci siamo perfezionati in tutto, perché diamo ogni cosa, dalla progettazione ai suggerimenti, e soprattutto forniamo delle attrezzature garantite che non danno problemi. Per quanto riguarda iniziative in essere, che cosa state progettando per un imminente futuro? Ecco, come abbiamo fatto già in passato, cerchiamo di creare convegni nelle regioni, soprattutto al sud, che un comune abbastanza importante e rinomato vuole realizzare un'area di sosta modello da esempio anche per altri.